Allora, intanto si parla sempre di ancoraggio nell'arco nudo e normalmente nei corsi per neofiti avere dei contatti ben precisi ci si mette con l'indice all'angolo della bocca. Allora, è mettersi all'indice dell'angolo della bocca è poi molto difficile, e poi molto difficile trovare il proprio lungo. Quindi io assolutamente io un consiglio di trovare un contatto con l'indice all'angolo della bocca, anche perché con l'indice all'angolo della bocca otteniamo due risultati contrastanti. Uno, che se avessimo degli zigomi più belli sporgenti potremmo mettere l'indice sotto lo zigomo ed avere due punti di contatto, un contatto col pollice sotto la mandibola e l'indice sotto lo zigomo. Chi non ha zigomi sporgenti e ha l'indice all'angolo della bocca è poi molto difficile trovare la giusta posizione, anche perché le misure antropometriche non sono uguali per tutti, quindi ognuno ha il suo lungo. E mettere l'indice all'angolo della bocca è bloccare l'allungo, avere un allungo non corretto nella stragrande maggioranza dei casi. Avere l'indice all'angolo della bocca non è corretto. È corretto trovare il proprio allungo e soprattutto trovare una posizione di ancoraggio che permetta alla mano di rimanere bloccata, ferma, avere un contatto fermo che non faccia questo movimento. Lo vediamo, perché è molto facile vederlo senza corda, ma vediamolo con la corda. Allora, intanto io prediligo una trazione lunga, perché solamente con una trazione lunga, in questo caso, permettiamo di innescare i muscoli dorsali. Ricordiamoci che solo quando abbiamo il gomito a 90 gradi possiamo innescare i muscoli dorsali, né prima né dopo, tanto più sotto carico. Quindi allungamento della spalla, allineamento delle spalle e trazione lunga. Perfetto, ora innesco i dorsali, vado in ancoraggio, ok, bene il pollice sotto la mandibola, lo sento molto bene, espansione sul piano verticale e rilascio. È molto semplice, si fa per dire. Comunque la condizione migliore, una condizione naturale, ruoto la testa nella posizione naturale, non devo abbassarla, ho un ancoraggio che mi tiene ben in linea e riesce a innescare in modo adeguato, semplice, ripetitivo i muscoli dorsali, che sono quelli che mi permettono un'espansione sul piano verticale su un unico piano. Quindi forza resistente e forza di trazione sono due vettori che devono rimanere su un unico piano, e questo me lo permette di fare. Rivediamolo. E rilascio. Questo è il ciclo. Ricordiamoci che l'ultima fase della mira va effettuata con una leggera espirazione, non in apnea. Ok, spero di essere stato chiaro. Per chi dice che basta mettere nel 10, non è così. Io non ho mai visto arcieri che
che tirano in modo strano che fanno tutti 10, anzi è esattamente il contrario. Ho visto arcieri che fanno tutto bene, tutto secondo i fondamentali, e le mettono tutte nel 10. È molto più semplice.